Topi, insetti, serpenti nei cortili delle proprie abitazioni, senza tetto che dormono e si cambiano tra la vegetazione, tossici che si bucano e lasciano le siringhe a terra. È fuori controllo la situazione in un terreno di via Ottavio 2 a Ostia, dove è situata una centralina della CEA. Senza manutenzione l'area verde è diventata una foresta tra i palazzi. È un problema grave non solo di sporcizia, perché abbiamo visto topi, anche serpi. E poi ci vengono dei barboni senza tetto a cambiarsi, a bucarsi, perché abbiamo trovato siringhe col sangue sporco anche qui davanti a casa mia. E non è decoroso, ma la cosa che mi lascia perplessa è che la CEA è un ente che fa manutenzione e non riesce a mantenere le proprie proprietà. Questo albero qui, il 24 dicembre dell'anno scorso, è in seguito a un temporale, è caduto. Sono stati attivati i vigili del fuoco e dopo qualche giorno sono arrivati e poi è rimasto lì. Quindi la situazione è abbastanza pesante, indecorosa soprattutto. Quest'estate c'è stato un pullulare di topi, serpi e vabbè, zanzare tantissime. È crollato anche il muro perché oltre all'albero è crollato pure il muro in appresso. Sono avvenuti degli operai, non so chi ha mandati, e poi non si è saputo più niente. E nessuno ha risposto, i vigili non hanno risposto, il municipio non ha risposto, il comune di Roma non ha risposto e altri. Abbiamo interpellato tutti, ma una volta rispondevano, adesso con la scusa del Covid, dice che se lavora meglio a casa, difatti non si fa niente. Là dietro è pure pericolosa quella cabina perché è pure aperta. Evidentemente il vento e la cosa si è portata via. Qui bisognerebbe pulire, qualcuno deve pulire, non si sa chi, però qualcuno deve pulire. Da Poi quando è che guarda, siete qui? questo muro, vedi questo muro? Sì. Questo è pericolante perché l'albero si è portato via tutto, perché era attaccato al muro l'albero. È Certo. venuto giù, hanno levato i rami grandi, tutti sono arrivati, babà, e seghe, e cose, e accette, e poi dopo mezz'ora hanno fatto quello lì e poi hanno lasciato tutto così. L'ultimo intervento di pulizia è stato effettuato oltre 2 anni e mezzo fa. La situazione sta piano piano peggiorando nella totale indifferenza di chi invece dovrebbe intervenire. Fino ad oggi PEC e mail inviata da CEA sono cadute nel vuoto e gli abitanti si ritrovano a fare i conti con la totale mancanza di decoro, ma soprattutto di sicurezza.